Allora, permettetemi di iniziare quest'ultima lezione andando a dare il mio supporto a chi in questo momento sta protestando per i propri diritti. Voi vi chiederete cosa c'entra un supporto di questo tipo in un corso che è sostanzialmente di tecnologia e di programmazione. Beh, sostanzialmente ricordatevi che ogni riga di codice che scrivete ha un'implicazione etica morale. Quindi quando andate a scrivere del codice, che sia per elaborare dei dati, che per andare a visualizzare dei dati o riportarli o elaborarli in qualunque modo, in qualche modo andate a influenzare la vita delle persone. Quindi ogni vostra piccola istruzione che scrivete ha implicazioni etiche o morali. Se non ve ne rendete conto, lasciatevelo dire che oltre a far male il vostro lavoro, siete anche dei pessimi cittadini. Io mi immagino e voglio essere convinto che voi tutti comprendiate le implicazioni di quello che fate, e quindi questo è semplicemente un reminder di cose che immagino siano chiare per tutti voi. A questo punto, dopo la parte, diciamo, etica della lezione, che è semplicemente un piccolo riepilogo di quello che dovrebbe essere noto a tutti, passiamo a quella che è la parte più tecnologica, più tecnica. Vi vorrei proporre, a meno che voi abbiate domande varie su esami o altre cose, vorrei proporvi un tema d'esame che possiamo guardare assieme cercando di capire quali sono i punti chiave. Vi riepilogo velocemente la modalità d'esame. Allora, voi avrete un esame online. In questo esame online a cui dovrete collegarvi utilizzando il Respondus Monitor e il Lockdown Browser che avete installato e provato, avrete una serie di domande che corrispondono a quella che, diciamo, negli anni passati era la prima parte del vostro compito e che ritrovate esattamente nei temi d'esame svolti. Una volta fatto questo, l'unica parte che non andrete a completare del tutto durante l'esame è la parte che riguarda il design o il redesign della visualizzazione. Per quella parte vi chiederemo sostanzialmente di andare a dare qualche indicazione di come avete intenzione di fare il redesign. Che tipo di diagramma, che cosa volete enfatizzare, tutto quello che vi viene in mente, quindi avrete una casella di testo per poterlo descrivere. Quindi non dovrete scrivere codice, anche perché scrivere codice senza poterlo eseguire è un qualcosa di complicato. Una volta chiusa questa parte, quindi chiuso l'esame, diciamo, ufficiale vero e proprio, anzi dovrete, prendere quanto avete fatto e metterlo in pratica, quindi andare a scrivere il codice utilizzando WebStorm e andando a realizzare la pagina web con la riedizione, il redesign di quello che è il grafico di partenza. Avrete 3-5 giorni di tempo, credo che 5 giorni siano ragionevolmente sufficienti, anche considerando che so che ci sono esami quasi sovrapposti, però in 5 giorni, diciamo che un'oretta o due, che è il tempo che ragionevolmente potete dedicare a fare il redesign, dovreste riuscire a trovarlo.
Se per caso qualcuno di voi avesse dei problemi perché avete gli esami tutti i giorni dalle 8 alle 8, fatemelo sapere, insomma, un minimo di tolleranza c'è, però immagino che in 5 giorni dovreste riuscire a farlo. Dobbiamo ancora calibrare esattamente la durata della parte online. Pensavamo un qualcosa intorno ai 45 minuti, considerando anche che ci saranno dei tempi di collegamento che possono essere relativamente lunghi. Potrebbe arrivare a un'ora. Dobbiamo ancora verificare un attimo il tempo medio che si perde a collegarsi ed eventualmente andare a compensare per vari problemi di connessione o quant'altro. Comunque, indicativamente tra i 45 e i 60 minuti, che dovrebbe essere sufficiente per comprendere il problema, rispondere alle domande di analisi e rispondere alle domande di teoria. Per la parte a casa avete sostanzialmente 5 giorni di tempo, quindi ragionevolmente un redesign dovrebbe portarvi via un'ora, 2 ore se andate a farlo in maniera molto accurata. Quindi la valutazione verrà fatta sostanzialmente su quanto avete risposto in aula, compresa la parte di design. E soprattutto sulla coerenza tra quello che avete scritto in termini di quella che è la vostra intenzione di redesign e quello che poi avete fatto, con un minimo di buonsenso da parte mia che correggerò, nel senso che è ovvio che se voi avete una certa idea, però poi è abbastanza difficile o comunque complicato da realizzare in pratica, e allora magari cercate una soluzione alternativa che sia la più vicina possibile. Ecco, questo è ragionevole. È ovvio che se voi mi partite con un'idea e la ribaltate completamente durante la parte pratica, è ovvio che conterò sicuramente il fatto che siate stati in grado di fare un redesign che funziona, però la coerenza con quello che avevate ipotizzato durante l'esame, quindi durante l'esame ufficiale, conta anche un po', e quindi verrete un po' penalizzati da eventuali mancanze di coerenza. Le due parti restano circa come all'inizio del corso, quindi avrete circa metà del peso, quindi 15 punti, in realtà 16 per la parte di design, che tiene conto sia di quello che scrivete in aula che poi del codice che andrete a scrivere e a consegnare, e altri 15 punti per tutto il resto. Quindi non cambia nulla rispetto, cioè non cambia nulla a parte le modalità pratiche di svolgimento, la struttura dell'esame è esattamente sempre la stessa. Nella parte allora potete ovviamente dare più alternative sia nella parte, diciamo, online, quindi l'esame ufficiale, e quindi andare a dire che potreste fare nel modo A, nel modo B, nel modo C, certo, e ovviamente anche poi nella parte di pratica, in cui magari le vostre scelte vi portano a soluzioni alternative magari diverse. Quindi esplorando e scrivendo il codice è naturale che magari vi venga l'idea di fare qualche variante, e quindi va benissimo anche nella parte poi a casa avere più varianti. Allora, per l'esame di Laura di luglio, scusate un attimo che apro il calendario che non mi ricordo quando è il giorno del nostro esame. Allora, noi ce l'abbiamo il 25. Non so esattamente qual è la scadenza, però normalmente è il primo fine settimana di luglio, quindi intorno al 5, immagino, 5 o il 6 di luglio. Ecco, quindi diciamo che il 6, quindi di solito è il primo lunedì. Diciamo che dal 25, se io vi chiedo di consegnare tutto entro martedì 30, ok, 5 giorni, ragionevolmente nel giro di un paio di giorni dovrei riuscire a correggere.
E quindi entro la settimana, quindi diciamo entro il 3 o il 4 di luglio, i voti dovrebbero essere pubblicati. Una volta che i voti sono pubblicati sul portale, quindi come al solito ricevete la mail che vi avvisa, vi chiedo di confermarli normalmente entro 24 ore, quindi entro il giorno dopo. E una volta che sono confermati, in realtà vi chiedo se volete rifiutarli. Per confermarli non dovete fare nulla, ok? Perché normalmente sono più le persone che confermano rispetto a quelle che rifiutano, quindi se volete confermare non dovete dire nulla. Se volete rifiutarlo invece mandate un'email, quindi una volta ricevute le eventuali email di rifiuto io registro tutti gli altri, quindi sostanzialmente per la domenica 5 dovrebbero essere tutti registrati. Non serve che mi segnalate che siete dei laureandi perché intanto la scadenza è quella, quindi i tempi sono quelli. Nel caso ci fossero dei problemi, per cui per qualche contrattempo, ci siano dei ritardi, ecco, allora in quel caso, all'ultimo minuto cerco di dare la precedenza ai laureandi, però nel caso, vi avviso e vi chiedo di segnalarmi chi è laureando, per cui non dovrebbero esserci problemi. In ogni caso tenete presente che, vale per questo insegnamento ma anche per gli altri, normalmente la scadenza è, per aver di aver sostenuto l'esame entro il 5, entro il 6. La verbalizzazione effettiva può anche avvenire dopo. Normalmente le segreterie vi accettano la domanda di laurea, la lasciano in sospeso e quindi a fine settimana, eventualmente all'inizio della settimana successiva, fanno la verifica che effettivamente i voti siano stati verbalizzati. L'importante è che la data dell'esame sia antecedente al 6. Quindi nel nostro caso dovremmo avere sia la verbalizzazione che l'esame prima del 6, quindi non è un problema. Quindi anche per gli altri corsi, se c'è magari un ritardo nella verbalizzazione, non vi preoccupate più di tanto perché intanto le segreterie hanno un minimo di tolleranza. Esattamente. La verifica viene fatta solitamente una settimana dopo, quindi dal 6, normalmente è importante che la registrazione sia ufficialmente presente, quindi il verbale sia firmato entro il 13. Indicativamente questi sono i tempi delle segreterie. Quindi tranquilli, da quel punto di vista lì non ci sono problemi. Per la parte online, scusate, per la parte diciamo offline, verranno caricati sui vostri repository i progetti, esattamente come per per i laboratori, quindi vi ritroverete il tema d'esame e su cui dovrete ragionevolmente lavorare. Immagino abbiate letto le linee guida per gli esami online, quindi vale il codice etico, quindi il lavoro che fate a casa dovrebbe essere fatto in autonomia. Ovviamente potete tranquillamente andare a vedere documentazione online se avete dei problemi, però il lavoro dovrebbe essere fatto da voi e non da qualcun altro. Okay? Per cui, in generale, ci riserviamo l'eventualità di fare un orale di verifica extra nel caso in cui abbiamo qualche dubbio. Ok? Normalmente non lo facciamo perché è un esame scritto di programmazione, l'orale in realtà è un po' complicato, ma nel caso in cui avessimo dei dubbi, per toglierceli, potremmo chiedere a qualcuno di voi di fare un esame orale. Okay? Quindi sappiate che esiste questa parte aggiuntiva. Durante la parte online, sostanzialmente no, nel senso che non avete nessuna parte di programmazione da fare, quindi non servono parte gli appunti di programmazione. Tutta la parte in cui effettivamente è utile avere gli appunti,
e quindi sostanzialmente le librerie, eccetera, è quella che poi fate offline e quindi lì avete libero accesso a tutta la documentazione. Ok, penso di avervi detto tutto. In ogni caso, vi arriverà. Stiamo preparando con calma, cercando di essere più precisi e dettagliati possibile. Di avere un dettaglio della procedura d'esame con tutti i dettagli, quello che si può fare, quello che non si può fare, le tempistiche, eccetera. Ecco, i dettagli abbiate pazienza, ma purtroppo, essendo la prima volta che facciamo questi esami, non ci sono. C'è la parte che avete provato già giovedì, quindi avete un'idea di come. Scusate, che provate giovedì e che quindi avrete un'idea di come funziona, quindi c'è la dimostrazione, la demo di come potete fare per svolgere l'esame. Quindi vi ritroverete esattamente lo stesso ambiente. L'unica differenza è che il sito che si utilizzerà per la parte dimostrativa si chiama Exercise, mentre invece il sito che si utilizzerà per l'esame si chiama Exam, ma a parte questo i due ambienti sono esattamente identici e quindi potrete sperimentare tranquillamente prima il tutto e verificare che tutto funzioni. Allora, domanda più tecnica. Quando si decide di concentrare il dominio di un grafico attorno ai valori che ci interessano, quindi una scala che non parte da zero, è giusto o c'è il rischio di non mantenere le proporzionalità? Allora, dipende da come è codificato il valore. Su un diagramma a barre l'asse deve partire da zero, altrimenti, la codifica, che è la lunghezza della barra, viene completamente alterata. E altrimenti non funziona. Okay? Se utilizzate un altro tipo di codifica, ad esempio la posizione di un punto rispetto a un asse, in questo caso il fatto che non parta da zero non è un problema, anzi a volte è utile non avere tutto l'asse che parte da zero perché magari i valori stanno in un range ridotto e quindi io voglio poter apprezzare la differenza. Nel caso di un diagramma a barre, invece, per forza devo partire da zero, altrimenti viene alterata la rappresentazione. Allora, se i dati hanno tutti valori molto alti e molto vicini, ovviamente c'è il rischio di non riuscire a percepire le differenze. E infatti la raccomandazione è se abbiamo valori molto alti e molto vicini tra di loro, il diagramma a barre probabilmente non è la soluzione ideale. Conviene utilizzare qualche altro tipo di codifica. Quindi voi avete molti gradi di libertà, il tipo di codifica più un sacco di dettagli attorno. Per cui un'altra caratteristica che con i diagrammi a barre fa un po' a pugni è utilizzare delle scale logaritmiche, perché se utilizziamo una scala logaritmica lo zero non riusciamo a rappresentarlo, ok? È meno infinito. E quindi dovremmo tagliare a un valore prossimo a 0 o a 1, per cui di nuovo è un qualcosa che non si riesce a fare, quindi una scala logaritmica più un diagramma a barre non è il massimo. Okay? Però ovviamente potete andare a utilizzare altri tipi di codifiche e questo si può fare e vi permette per l'appunto di andare a vedere, di andare a percepire le differenze.
Ah, non abbiamo visto come si fa in Plotly. In realtà, allora, scusate, ripeto la domanda perché poi nella registrazione altrimenti non c'è. La domanda sul diet labeling. Non abbiamo visto come si applica a Plotly ed è richiesta nel caso dell'esame o è sufficiente indicare che sarebbe stato utile. Allora, non abbiamo visto negli esempi della volta scorsa. Possiamo fare il diet labeling con quelle che sono delle annotazioni. Se non sbaglio, c'è un esempio nel cheat sheet che vi ho messo a disposizione. Comunque adesso andiamo a vederlo, subito. Allora, se ricordo bene, allora, l'esempio è qua in realtà, non è diretto, non è un esplicito esempio di diet labeling, è però questo in cui vedete che ho all'interno del layout, ve lo ingrandisco un po'. Allora, all'interno del layout c'è questo campo annotation che è un array e ogni elemento sostanzialmente contiene x, y, il testo ed eventualmente alcune informazioni aggiuntive che sono x anchor, ovvero se l'ancoramento deve essere fatto a sinistra, a destra, o in questo caso vedete questi sono ancorati a destra, quindi il lato destro dell'etichetta viene fatto corrispondere al punto. X-shift, quindi quanto l'etichetta deve essere spostata dal punto, in questo caso abbiamo soltanto in orizzontale, ma la stessa cosa la possiamo fare anche in verticale. Show arrow, normalmente quando andiamo a mettere un'etichetta, un'annotazione, viene mostrato una freccia come in questo caso. Okay? Mettendo show arrow a falso, non viene mostrata la freccia, ma viene messa soltanto l'etichetta. Il risultato è sostanzialmente questo. Ok? Quindi il modo è quello. Non l'abbiamo visto negli esempi, però comunque la tecnica per farlo è questa. Ovviamente io mi immagino che avendo qualche giorno di tempo per andare a fare il diagramma, riusciate a farlo con un minimo di accuratezza e di cura. Domanda, sulle etichette degli assi, per l'asse Y c'è modo di mostrare l'etichetta orizzontale anziché in verticale come avviene di default? Non mi pare, però magari mi sbaglio. Ok, se la trovate fatemelo sapere. Mi pare di no, però vi parlo di una versione di Plotly FA o 2. Cioè l'ultima su cui ho provato a fare questa operazione e non ero riuscito a farlo. Quindi se lo scoprite, magari mettetelo su Slack, così è un'informazione per tutti, per cui probabilmente non è ancora possibile. Potrebbe essere una possibile soluzione quella di andare a mettere un elemento HTML ruotato, il cui stile è sostanzialmente un qualcosa che è ruotato, però così come soluzione ad intuito. Non l'ho provata, quindi non so se funziona effettivamente.
Ok, perfetto. A questo punto provo a aprire l'esame. Questo era l'esame del 28 gennaio scorso. Ecco qua. Aspettate che torno. Ingrandisco. Ingrandisco anche un po' il testo. Allora, il diagramma è questo. Distribuzione delle classi dei medici per fasce di età. Unione Europea e Italia. I colori e i frammenti di questi aree circolari corrispondono sostanzialmente all'età, quindi il grigio scuro corrisponde a sotto i 35 anni, il blu corrisponde a 35-44, questo violetto azzurrino corrisponde a 45-54, 55-64 l'arancione e oltre 65 anni questo violetto. Quello che si vuole far notare è come in Italia queste due fasce di età, quindi dai 55 ai 64 e poi oltre i 65, sono molto più ampie rispetto a quanto avviene in generale in Europa. Quindi la domanda direi è abbastanza ovvia, ok? Il testo, anche il titolo che abbiamo qua sopra, l'Italia è l'unico paese europeo a rappresentare un'età media della popolazione medica superiore ai 50 anni, il 54,5% dei medici ha più di 55 anni. Ok? Quindi riguarda l'età media della popolazione, l'età media della popolazione medica in Italia rispetto all'Europa. Quindi la domanda direi che è relativamente chiara. Allora, domanda. Non è necessario che la domanda sia esplicita per essere chiara, è sufficiente un titolo indicativo. Sì, allora, non è necessario che ci sia una domanda fatta con la relativa risposta. Quello lì in arancione, quel titolo, ragionevolmente, se volete, è la risposta alla domanda. Ok? Quindi c'è la risposta, noi possiamo intuire quella che è la domanda, quindi è chiaro qual è l'obiettivo di chi ha fatto il grafico. Okay? Quindi io dico che una domanda, perché è il modo più semplice di andare a spiegare di cosa si tratta, però c'è un obiettivo chiaro che il grafico vuole raggiungere, è un altro modo di dire la stessa cosa. A volte potrebbe esserci addirittura più di una domanda. Okay? Attenzione, perché in generale quando ci sono più domande che cerchiamo di rispondere, a cui cerchiamo di rispondere all'interno dello stesso grafico, il rischio è di fare un pasticcio. Okay? In altri casi, in qualche modo, riusciamo a trovare una soluzione ideale e riusciamo a rispondere a due domande, o quindi raggiungere due obiettivi contemporaneamente. Abbiamo detto la domanda, i dati. Ecco, qui i dati
Se non ci fosse il testo in arancione, come in realtà non c'è in questo istante, potremmo giungere alla stessa conclusione per la domanda. Allora, onestamente quel titolo blu che vediamo qua, non è così chiaro. Quindi distribuzione della classe dei medici per fasce d'età. Non è così chiaro, quindi se non ci fosse la parte arancione probabilmente avrei qualche dubbio. Ok? Sarebbe un po' meno chiaro, anche se il confronto, le percentuali un po' ci guidano, però chiaramente con questa parte arancione, con questo titolo arancione, direi che la domanda è evidente. Questo è uno. Allora, il motivo per cui vi faccio partire dall'analisi, piuttosto che andare a dire, ecco, ecco i dati, provate a fare un grafico, è perché è molto utile andare a capire il risultato di quello che fate da un punto di vista di chi lo deve leggere e quindi andare a capire quali sono gli elementi che voi cercate, che dovrebbero essere messi perché sia tutto chiaro. Una volta che avete capito che cosa un lettore, perché in realtà voi siete il lettore del grafico in questo momento, si aspetta, a quel punto è molto più facile andare a fare un'operazione di diciamo, costruzione, di sintesi di un grafico, facendo attenzione a mettere quello che voi avreste cercato. Quindi la capacità critica è utile perché poi avete una migliore conoscenza di quello che dovete fare nel momento in cui andate a scrivere i vostri diagrammi. Domanda. Questo vuol dire che nella parte di redesign è necessario inserire anche la parte arancione. Potreste anche riformulare il testo in altro modo. Okay? Però direi che è abbastanza chiaro, quindi potrebbe aver senso riproporlo tale e quale. Però non è detto che voi dobbiate ripetere esattamente tutto nello stesso modo, quindi potete tranquillamente andare a cambiare se pensate che possa migliorare. In questo caso forse no, ma domanda: nel redesign è possibile integrare il grafico con del testo scritto, documentazione, informazioni supplementari tipo tabelle? Sì, se pensate che una tabella possa dare un supporto aggiuntivo, sì. Ovviamente non scaricate tutto il lavoro di comunicazione sulla tabella, ma cercate il più possibile di avere tutto nel grafico. Se poi volete mettere una piccola descrizione testuale per spiegare come leggere il grafico, ecco, questo sicuramente aiuta, nel caso in cui non sia ovvio. Ok. Allora, qui, allora, domanda, allora, domanda, oppure dovremmo tenere conto che certi dati possono essere più evidenziati nel grafico, in modo che si sottolinei ciò che la domanda vuole supportare. Certo, in alcuni casi il grafico non è fatto bene, per cui non attira bene l'attenzione dell'utente su alcuni aspetti, per cui un redesign potrebbe anche essere esclusivamente attirare l'attenzione su un elemento, quindi fare esattamente lo stesso grafico cambiando il colore. Dico il colore per dire l'elemento grafico che forse è più evidente, però sicuramente se voi volete attirare l'attenzione del lettore su un aspetto, cercate di enfatizzarlo e quindi sì, anche questo può essere parte del redesign. Ok, ragioniamo un attimo sui dati.
accuratezza, cioè, se i dati rappresentano la realtà, beh, diciamo che non abbiamo ragione per immaginare che i dati non siano corretti. Ok? Completezza. I dati sono ragionevolmente completi, diciamo che a voler cercare il dettaglio, 55-64 è maggiore di 65, quindi a rigore il tipico professore di analisi 1 vi direbbe manca in realtà 65, quindi l'estremo dell'intervallo non è incluso. Okay? Quindi a rigore qui dovrebbe essere maggiore o uguale a 65. Consistenza. Allora, entrambe le torte sono 99,9 e non 100%. Sì. Allora, questo potrebbe essere o un problema di consistenza, o quello 0,1% sono quelli che hanno esattamente 65 anni, ma non credo, oppure avendo utilizzato due cifre decimali, cioè scusate, una cifra decimale, cosa che in questo caso potrebbe non essere... Sì, esattamente, la somma fa 55,4, non 55,5. Avendo scelto di mettere una cifra decimale, che in questo caso in realtà non ci dà molto, cioè avessimo delle differenze minimali, allora può aver senso andare a mettere la cifra decimale, però in questo caso non dà molta informazione, è probabile che gli arrotondamenti ci abbiano portato ad avere una somma che è diversa da 100. Fate attenzione perché in generale questo è un problema che c'è ovunque voi andate a fare degli arrotondamenti, anche in una tabella potete avere lo stesso problema, per cui a volte può essere utile forzare un arrotondamento in alto o in basso in modo che poi la somma sia esattamente 100, oppure togliere un po' di cifre decimali che in questo caso non sono molto utili e forzare la somma, per cui se arrotondiamo questo a 20, 23, 23 anche questo, 27 e 8. Ok, per cui questo problema potrebbe essere sia un problema di consistenza, per cui manca qualcosetta, sia un problema di precisione, nel senso che la precisione che abbiamo scelto ci porta ad avere una somma che non è esattamente il 100%. Okay? Un altro problema di consistenza qui è dovuto al fatto che questo intervallo minore di 35 anni, questo intervallo maggiore di 65 e i vari intervalli, qui abbiamo tutti intervalli di 10 anni, non sono necessariamente tutti uguali. Allora, domanda, quando fate l'analisi dei dati, se ci sono aspetti che sono buoni, come ad esempio l'accuratezza, la saltiamo o diciamo che va bene? Allora, nel testo che avrete all'esame c'è l'elenco di tutte le caratteristiche di qualità che funziona come una checklist e quindi se va bene dite ok e basta. Se invece ci sono dei problemi allora approfondite. In questo caso nel redesign dobbiamo fare in modo che la somma sia 100%, e beh, se avete evidenziato un problema ragionevolmente cercate di risolverlo. Sì. Oppure
se c'è qualche problema che in realtà non è risolubile o comunque che porta magari a una complicazione del grafico, e quindi allora dite esplicitamente che quel problema lì non lo affrontate. Allora, torniamo ai range. La domanda è: se i range non sono tutti uguali, perché se avessimo i range tutti uguali avremmo avuto alcune sezioni con pochissimi dati, è un errore o no? Allora, è un potenziale problema, ok? Non parlerei di errore perché dipende. Voi potreste mantenere esattamente la stessa scelta, anche perché se fate un redesign, dove andate a prendere i dati? Come fate a spezzare gli altri intervalli? Okay, quindi non è così banale. È bene però rendersene conto ed eventualmente evidenziare il problema o cercare di limitarlo. Allora, è ovvio che se voi mi riportate i dati in questo modo avete, diciamo così, siete portati a confrontare l'ampiezza di questa di questo spicchio con quest'altro, dove però il confronto non è alla pari. Ok? Per cui magari nel redesign vado a ridurre questo tipo di confronto. Mentre invece io posso tranquillamente confrontare questo 8,3% con questo 13%, perché fanno riferimento entrambi alla stessa fascia di età in due popolazioni diverse. Poi, ripeto, se i dati Eurostat, da cui ad esempio arrivano questi grafici, non hanno delle divisioni diverse, noi prendiamo i dati che abbiamo. Dobbiamo essere consci che ci sono dei limiti nei dati, non sempre abbiamo dei dati perfetti. A volte, anche quando andiamo a fare delle operazioni di misura, fisiche o no, non è detto che i risultati siano perfetti, e ce ne facciamo una ragione. Il problema è non rendersene conto. Quindi, se ci rendiamo conto che ci sono dei problemi, prendiamo i dati un po' con le pinze e cerchiamo di rimediare o mitigare questo tipo di problemi. Quindi, sono dei limiti o dei problemi, non li direi degli errori, ok? Quindi l'adeguatezza in termini di, abbiamo detto, consistenza è parziale, nel senso che c'è un aspetto che non è ideale, però il resto sostanzialmente sì. Allora, nel redesign dobbiamo attingere solo ai dati che ci vengono forniti nel grafico o possiamo attingere alla fonte? Allora, se riuscite a trovare la fonte, volete attingere alla fonte, benissimo, ok? Soprattutto se questi dati qua non sono ideali. Quindi, se pensate che la fonte vi possa dare dei dati, vi possa dare un grafico fatto molto meglio, risolvendo molti dei problemi, soprattutto di dati, allora ben venga andare alla fonte. Io tendenzialmente non do la lode molto spesso in questo corso, però io mi aspetto che voi, avendo la calma della vostra casa e qualche giorno di tempo, riusciate a fare dei grafici ben fatti. Per cui, se avete fatto bene la parte, diciamo, formale dell'esame e riuscite a fare dei grafici ben fatti, curati, ad esempio
andare a prendere i dati alla fonte perché quelli che ci sono nel grafico non sono ideali è un aspetto di cura e quindi sicuramente quello verrà premiato. La consegna del redesign è un commit sul repository. Quindi vi chiederemo di fare un commit entro una certa data in quella data andremo a prendere quello che voi avete fatto. Quindi ci sarà una pagina HTML che ragionalmente è un progetto, è la cartella con un progetto WebStorm. Io lo apro, lancio la pagina HTML e vado a vedere il grafico. Fate attenzione che il grafico si veda, quindi apritelo con la visualizzazione tramite browser. Io utilizzerò Firefox, quindi verificate che funzioni con Firefox. Allora, dobbiamo spiegare, nel caso in cui ritenessimo alcune informazioni altamente ipotizzabili, anche se non abbiamo la certezza, ad esempio che minore di 35 valga 25-35, perché non contiamo medici più giovani, o come che la classe maggiore di 65 possa essere di nuovo simile, perché immaginiamo che non ci siano tanti medici oltre 65-75, sì. Diciamo che nelle considerazioni relative ai dati, sicuramente questo tipo di considerazioni potete farle. Infatti, come dicevo prima, la non consistenza di questi intervalli non è così grave, perché probabilmente quegli intervalli sono più o meno lì attorno. Non sono esattamente così, però ragionevolmente non sono troppo diversi. Sì, caricherò un elaborato con quindi un testo con tutte le regole dettagliate dell'esame, di tempistiche, eccetera. Domanda, eventuali considerazioni o commenti fatti durante il redesign che dovete comunicare, magari non legati direttamente alla visualizzazione, li potete fare nel grafico andando a mettere un paragrafo di commento, sicuramente. Potete anche spiegare perché durante l'esame avete fatto un'ipotesi e poi l'avete modificata leggermente in fase di realizzazione, perché magari avete scoperto che una cosa non era fattibile o fatta come l'avete immaginata non era ideale, quindi l'avete modificata. Quindi ci sta benissimo. Cioè, se voi avete fatto un'ipotesi perfettamente sensata e coerente, poi all'atto pratico vi rendete conto che c'è un dettaglio che non funziona bene, funziona meglio fatto in un altro modo, va benissimo. Cioè, la coerenza di cui parlavo prima era generale, quindi se avevate una certa idea sommaria, ecco, mi immagino che non la sconvolgiate completamente. Poi ogni piccolo aggiustamento, ogni piccolo dettaglio è giusto che lo descriviate e lo motiviate. È ovvio che qualche piccolo dettaglio sarà diverso rispetto a quello che avete immaginato durante l'esame, e ci sta. Allora, eravamo alla consistenza, completezza, abbiamo detto che mancava qualcosa, aggiornamento dei dati, qui diciamo che sembrano che siano dati del 2019, anche se qui parliamo di 2016, quindi se volete 2019 qua e 2016 qua su in cima, volendo un problema di consistenza, ok? Però ragionevolmente sono dati aggiornati, sono dati credibili perché arrivano da Eurostat, quindi ragionevolmente certificati.
In termini di precisione, vale del discorso di prima, quindi probabilmente aggiungere una cifra decimale, ci porta a, avere una somma che non è esattamente 100%. Avremmo potuto tranquillamente omettere la cifra decimale ottenendo un risultato probabilmente migliore e meno incoerente. Infine, comprensibilità. Che cosa significano quei numeri? Beh, in questo caso è chiaro, il 35% dei medici, scusate, il 19,7% dei medici europei sta sotto i 35 anni. Direi che qui è abbastanza comprensibile. Questa dicitura qua, come dicevo prima, non è il massimo, però alla fine guardando i dati si capisce abbastanza. Quindi anche in termini di understandability direi che non ci sono particolari problemi. Non mi viene in mente nient'altro, se vi viene in mente qualcosa scrivetelo, se no magari ne riparliamo anche dopo. A questo punto, gli aspetti grafici, proporzionalità. Allora, non vi chiedo di usare il righello o il goniometro o altro, quindi se ci sono problemi di proporzionalità significativi, magari con qualcosa di riferimento riusciamo a vederlo. Se ci sono dei problemi di proporzionalità molto limitati, che sono difficili da notare a occhio nudo, non chiedo che riusciate a vederli, ok? In questo caso, mi sembra che siano più o meno proporzionali, quindi queste percentuali hanno senso con queste ampiezze degli archi. Resta comunque il problema che la proporzionalità geometrica ragionevolmente sembra esserci, c'è una proporzionalità percettiva sul fatto che io vado a vedere degli archi o degli angoli che sostanzialmente non è facile da percepire. Tra l'altro, queste simboli, quindi la bandiera, cioè il bollino europeo e il bollino italiano, non sono perfettamente centrati, e quindi la cosa un po', complica la vista. Altro problema, utilità e chiarezza. C'è qualcosa che non serve? Sostanzialmente qui abbiamo allora, la scelta di mettere le etichette vicino alle fettine è corretta, anche perché avessimo utilizzato una scala, una leggenda a parte, sarebbe stato completamente molto più difficile. Quindi non ci sono elementi inutili, anche questi bollini interni sono utili perché mi permettono di capire dove stiamo parlando di Comunità Europea e di Italia. Per quanto riguarda invece la chiarezza, ecco, la chiarezza, il fatto che questi due colori siano molto simili è ragionevolmente un problema di chiarezza. Nel senso che ho difficoltà a, ricordatevi che i tre passaggi che devo fare, nell'andare a leggere un grafico e a valutarlo sono innanzitutto andare a discriminare gli elementi, quindi capire chi è chi, e averne due con due colori così vicini non aiuta, andare a metterli in ordine. È chiaro che questo arancione e questo blu qua, messi così, non sono tanto facili da distinguere, ok? Ma questo è un problema più di scelta del tipo di grafico. E poi andare a capire di quanto uno è più grande dell'altro, ok? E quello è legato direttamente alla proporzionalità. La scelta di colori non ideale è chiaramente un problema di chiarezza. Direi
Direi che questi più o meno per quanto riguarda la parte grafica. Redesign, beh, qui abbiamo un po' di possibilità, vi apro. La soluzione, così la proviamo a vedere un paio di soluzioni che avevo preparato. Allora, qui allora, il fatto di utilizzare la bandierina o il disegnino invece del testo a volte può essere utile, a volte mi dà un effetto arcobaleno, quindi non andrei a mettere le barre colorate verde, rosso, bianco e verde, quindi la bandiera italiana, piuttosto che il blu con le stelline per quella europea, perché rischia di essere complicato. Il bollino in quel caso poteva ancora starci perché in realtà ce n'era uno, non faceva il tutto troppo complicato. Domanda sul blu e l'arancione, allora torno qua. Allora, io stavo confrontando questo arco qua con questo arco qua. Allora, i colori non hanno nulla che non vanno perché effettivamente sono belli diversi. Il problema è andare a confrontare le ampiezze, perché messi in questo modo è difficile andare a capire chi è più grande e chi è più piccolo, se non andando a leggere la percentuale. Okay? Quindi è proprio il tipo di grafico e come sono messi questi elementi che non rende facile il confronto. Quindi i colori non hanno nulla che non va. Altra domanda, le diverse tinte non codificano alcuna informazione, ciò non rappresenta un problema di utilità. Allora, in realtà qui i diversi colori rappresentano le fasce d'età. E quindi in questo caso direi che hanno una loro utilità. Inoltre io devo andare a distinguere i colori delle varie fasce, altrimenti non riesco a confrontare uno con l'altro. Il colore, questo arancione qua, io lo leggo a quest'altro arancione, questo blu a quest'altro blu, il grigio al grigio. Quindi, in termini di utilità, direi che codificano qualcosa e in questo caso direi che sono utili. Domanda, non sarebbe preferibile fare la sottrazione anche la tinta? Sì, in generale preferibile, in questo caso la scelta tra questo e questo probabilmente cambia leggermente la luminosità. Inoltre, questo arancione forte e questo blu forte rispetto agli altri che sono colori tenui sembrano attirare l'attenzione su questi due archi, non so perché. Quindi se volete il fatto di utilizzare due colori molto intensi, questo arancione e questo blu, potrebbe avere un problema di utilità, nel senso che non dà una particolare utilità. Poi concordo che probabilmente sarebbe stato più elegante utilizzare saturazione e luminosità piuttosto che diversi colori, ma direi che è un problema secondario. Ok? Sì, potrebbe essere un problema minore di utilità. Scusate, torno qua. Allora, prima soluzione. Ho dei bar plot in cui vedo la differenza tra Italia ed Europa.
Okay, vediamo che le barre arancioni qui sul basso sono più in alto, invece le barre azzurre qui sulla parte alta, quindi su quelli più anziani, sono più alte. Un limite dei diagrammi a barre è che attirano l'attenzione sulle singole coppie di barre più che sull'aspetto complessivo. Per cui la domanda di partenza, ovvero l'età media italiana è più alta dell'età media europea, qui si vede ma con un po' di fatica, nel senso che devo andare a vedere che le prime tre, cioè quelle che corrispondono ai più giovani, hanno l'arancione più alto e le altre due hanno il blu più alto. Quindi, se volete, questo è un redesign molto molto veloce in cui io vado a mettere vicini le stesse fasce d'età dei due, delle due sottopopolazioni. Domanda: in questo caso potrebbe essere utile inserire la leggenda direttamente all'interno di una coppia di barre, cioè sì, andare a scrivere qui Europa e qui Italia, facendo un direct labeling, sì, potrebbe essere un'ottima soluzione. Potremmo anche utilizzare un diverging bar plot, sicuramente, per cui vedo le forme diverse. E questa è un'altra possibile soluzione, probabilmente anche meglio di questa. A lezione forse non l'abbiamo visto, ma c'è nel cheat sheet. Uno degli ultimi, scusatemi, eccoci qua, uno degli ultimi esempi è proprio quello. Io qui ho messo veramente due grafici fatti molto velocemente, quindi non prendetelo come soluzione ideale. Sicuramente le barre divergenti sono probabilmente più facili cioè sono più intuitive rispetto alle barre accoppiate in questo modo. Potremmo utilizzare dei poligoni di frequenza. In questo caso vediamo come l'arancione Europa è un po' più uniforme con l'età e quindi ovviamente gli anziani sono di meno, però abbiamo molti più giovani rispetto agli italiani che hanno decisamente più persone anziane. In questo caso il vantaggio del poligono di frequenza è che io ho una impressione complessiva della distribuzione piuttosto che fascia d'età per fascia d'età. Quindi un po' meglio. Altra possibilità, che però in realtà qui non vi ho messo, potrei utilizzare un diagramma a pendenza, dove però riesco a capire come variano le varie fasce d'età, però non riesco a capire come l'età media cambi da uno all'altro. Avendo i dati, avendo possibilità di avere i dati dettagliati, quindi le singole età o anni di nascita se preferite, che è la stessa cosa, dei medici, quello che possiamo anche fare, cosa che però con questi dati qua, quelli siamo estratti dal grafico, non ha molto senso, è di andare a mettere e andare a utilizzare un box plot, quindi andare a vedere la variazione. Però quello, il box plot, riusciamo a farlo se noi abbiamo i dati singoli, che andiamo a calcolare le frequenze sulla base dei dati singoli. Con quei dati lì, molto aggregati, non è fattibile. Okay, quindi sicuramente la soluzione delle barre divergenti può essere una buona idea, il poligono di frequenza ci dà
un'altra variante in cui ho la distribuzione complessiva piuttosto che i dettagli della distribuzione. Domanda: come si fa a fare delle barre così? Allora vi apro il codice. In realtà qui non devo fare nulla, basta mettere due tracce. Automaticamente le due tracce che hanno entrambe come tipo bar vengono messe una di fianco all'altra. Il codice della soluzione è qua. Ecco, le barre ho il nome Italia. Allora vi apro prima il file CSV con i dati, ok, così. Abbiamo fascia, la percentuale italiana e la percentuale europea. Quindi questa funzione column va sostanzialmente t come testo, n come numerico, sono due funzioni che ho definito qua sopra, prendono il dato, prendono il nome e va a prendere sostanzialmente la colonna con quel nome all'interno del file CSV. Quindi prendo la colonna che si chiama fascia, prendo la colonna che si chiama IT, una la tratto come testo, l'altra come numero, l'orientamento è orizzontale ed è di tipo bar. Europa, sostanzialmente stessa cosa, prendo le fasce, prendo la colonna che si chiama EU, automaticamente facendo così il risultato sono delle barre affiancate in corrispondenza della Y comune, ovvero quella che è la fascia d'età. Il limite di uno slope chart in questo caso è che per ogni singola fascia d'età vedo bene la variazione, quindi torno un attimo qui, la variazione la vedo bene sulla singola fascia d'età, per cui ho in crescita o in decrescita. Il punto è che i vari elementi, quindi i vari segmenti che vanno a comporre uno slope chart, non sono inerentemente ordinati se non in base al loro valore. In realtà, per come voglio fare il confronto qua, a me interessa che effettivamente 65 venga dopo 55-64, che viene dopo 45-54, che viene dopo 35-44, che viene dopo 35. Mentre invece questo ordinamento in un diagramma a pendenza non ce l'ho, nel senso che vengono ordinati in base ai loro valori. E quindi perdo un pochettino il fatto che le età più alte sono in crescita o in calo, a seconda che metta l'Italia a sinistra o a destra, e le fasce più basse l'opposto. Domanda: posso caricare questo tema d'esame? Sì, magari vi aggiungo le barre divergenti e vi aggiungo anche lo slope chart con qualche considerazione relativamente ai limiti. Per gli altri temi d'esame che mancano è perché per alcuni non ci sono le soluzioni. Okay, vi posso pubblicare il testo ma non la soluzione, nel senso che non c'è per tutte. Domanda: è meglio lasciare la visualizzazione dei dati dei singoli elementi alla funzione mouseover oppure si possono mettere i dati sul grafico? È un po' una scelta vostra. Diciamo che in questo caso il fatto che non ci siano i dati non è particolarmente importante, perché vediamo che comunque c'è una variazione, o anche qua il fatto che non abbia precisamente i dati qua ma li possa vedere non è un grosso problema.
In alcuni casi può essere utile avere una visione statica del grafico e allora in quel caso avere il numerino vicino al punto, alla barra o a quello che è potrebbe essere utile. Diciamo che il fatto che sia un grafico interattivo ci semplifica la vita, nel senso che tanto andandoci sopra col mouse il numero lo vedo. Okay, quindi se è comprensibile senza i numeri è meglio perché è più semplice. In generale più è semplice il grafico, più è leggibile e più ci dà un'impressione immediata. Esiste un modo per definire la distanza tra gli assi e le label? Mi pare che non ci sia un modo. Quello che potete fare è fare delle etichette che hanno una capo, quindi ad esempio qui mettete una capo e quindi andando su due colonne, su due righe scusate, le etichette vengono messe un po' più distanti. Non ricordo, mi pare che non ci sia un parametro che fa che opera sulla distanza tra l'etichetta e l'asse. Potrebbe essere standoff, però se lo verificate ed è quello, ripeto, scrivetelo su Slack, che così è un'informazione per tutti. Okay. Tenete presente che Plotly è abbastanza flessibile, però in realtà è un livello intermedio. È un livello intermedio di dettaglio, per cui alcuni dettagli di controllo molto fini, come per l'appunto la distanza dell'etichetta dal grafico, piuttosto che avere l'etichetta dell'asse orizzontale o in verticale, per l'appunto, sono cose che non sono direttamente previste, quindi bisogna un po' girarci attorno. Ok, allora vi pubblico questo con la soluzione. Direi che se non ci sono altre domande su questo tema d'esame, io faccio che salutarvi. Non dico che ci vediamo all'esame perché probabilmente non ci vediamo. Vi faccio il mio in bocca al lupo per questo esame, ma anche per gli altri che dovrete dare in questa sessione, sperando che funzioni tutto adeguatamente. Magari ci rivediamo da ottobre in avanti al Poli. Ecco, c'è una domanda: nella nostra versione dobbiamo aggiungere il titolo gli assi? Ragionevolmente sì. Io qui l'ho fatto molto velocemente, infatti questa soluzione non ve l'ho pubblicata ancora perché per l'appunto i grafici sono un po' limitati, nel senso che non ho avuto tempo di raffinarli. Però sì, è ragionevole mettere un'etichetta su tutti gli assi, in modo che sia più facile leggerli. Ci sarà ancora un laboratorio giovedì prossimo. Ci sarà la possibilità di provare il setting dell'esame praticamente fino al giorno prima dell'esame stesso. Se riscontrate problemi o altro, utilizzate Slack e fatecelo sapere, perché così cerchiamo di trovare una soluzione. Sulle tempistiche di voti, correzioni, abbiamo già detto tutto prima, credo. Direi che that's all. Grazie di aver seguito il corso. Ovviamente restiamo a disposizione per qualunque tipo di problema o consulenza di cui abbiate bisogno. Per cui ci possiamo sentire ovviamente su Slack per qualunque cosa.
Buon pomeriggio, buona fine del semestre e in bocca al lupo per tutto. Arrivederci per una birra a ottobre, speriamo. Ok, allora mi terrò libero per un fine settimana oppure per una sera per una birra, post esame. Arrivederci e a rileggerci su Slack e poi ci sentiremo in maniera telematica per l'esame. Buon pomeriggio e buona serata a tutti.